Siracusa, sui piani paesaggistici la regione consulterà i sindaci. Leggo allarmante e preoccupate dichiarazioni di personaggi politici siciliani a proposito del piano paesaggistico ambito 9 del Messinese che non ho ancora firmato. Prendo atto con piacere del fatto che la famiglia degli ambientalisti stia crescendo a dismisura. Peccato che questo sano contagio green non sia avvenuto nei decenni passati, quando, per fare solo un esempio, la Valle del Mela e il Milazzese venivano devastati con industrie non compatibili grazie all'inerzia e alla complicità delle classi politiche e dirigenti a qualsiasi livello. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire, lo dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Voglio tranquillizzare tutti, prosegue il governatore, i veri ambientalisti e gli ipocriti, cioè quelli che lucrano e speculano sulla finta tutela dell'ambiente con i miei uffici. Sto esaminando il piano e dentro la scadenza del 27 ottobre adotterò le mie decisioni. Nel frattempo preannuncio che chiederò a tutti i sindaci dell'isola di fare pervenire al nostro Dipartimento regionale dei beni culturali le eventuali proposte di modifica dei piani paesaggistici vigenti redatti dal precedente governo. Mi giungono notizie infatti di alcune pianificazioni irragionevoli e tali da determinare la paralisi di ogni attività economica. Non consentiremo più, sia chiaro, conclude il Presidente della Regione, che si possa continuare a sfregiare e saccheggiare il territorio siciliano come è stato fatto in questi 70 anni con danni irreparabili, ma non consentiremo neppure che qualcuno possa pensare di mummificare e imbalsamare il territorio. Le posizioni integraliste fanno solo danno in ogni campo. Per questo vorrò affidarmi alla sensibilità dei sindaci, i primi autorevoli interlocutori del governo regionale.